Roberto, e questa sera sono onorato di stare qua con voi perché parleremo di metaverso, parleremo appunto di che cosa è questa tecnologia e del perché sta ottenendo un successo enorme a livello internazionale. Vedremo poi quali sono i principali attori che stanno posizionandosi in questo mercato come leader ed infine andremo a vedere nei dettagli un'opportunità che tutti quanti, ogni singola persona presente in questo webinar può sfruttare per cavalcare l'onda del metaverso con successo. Lo faremo assieme a personaggi di spicco e ospiti da ogni parte del mondo presenti con noi questa sera. Ospiti del calibro di Chris Kay, direttamente da Singapore, Rodney Barton, conosciuto come Bitcoin Rodney, direttamente da Miami, ed infine Roman, direttamente dalla Germania, uno dei più grandi, anche lui, leader del settore. Ma senza ulteriori indugi, voglio introdurvi a quello che è il nostro presentatore di questa sera. Lui è un speaker motivazionale e un costruttore di comunità, nonché uno dei city owner delle città di Metautopia. La sua carriera è iniziata 10 anni fa, quando ancora era un semplice operaio, e grazie alla chiamata di un suo caro amico ha scoperto quello che è il mondo del business online. Si può dire che da lì la sua vita è letteralmente cambiata, anche grazie soprattutto a quella che è la sua tenacia e determinazione, che ha fatto ciò che lo portasse a diventare uno dei più grandi e forti costruttori di comunità al mondo. Oggi Valerio copre un ruolo fondamentale per chi lo segue. Copre infatti il ruolo di speaker motivazionale e aiuta i suoi in una crescita, in un percorso enorme. È un mentore e fonte di grandissima ispirazione per un numero enorme di persone. Diamo un caloroso e do un calorosissimo benvenuto al mio collaboratore, carissimo amico Valerio Papa. Ciao Valerio. Ciao Roby, buonasera, buonasera a tutti anche da parte mia. Intanto, prima di iniziare, vorrei fare la classica prova audio per stare sereno e tranquillo, Si insomma, mi sente sentite? tutto? Certo. Ok, allora intanto prima di iniziare vorrei ringraziarti per le parole che hai speso per me. So benissimo che anche tu mi stai dando da fare, non sei da meno, quindi i complimenti vanno anche a te per il lavoro che stai facendo. Allora, innanzitutto mi prendo qualche secondo per condividere il mio schermo. Roberto, se mi dai l'ok, poi che lo riuscite a vedere, in modo tale che anche su questa cosa sono tranquillo, insomma, lo vedete? Tutto, si vede tutto. Perfetto, eccoci qua. Allora, quindi stasera parleremo di Metautopia e insieme andremo a costruire Utopia con la meta finanza, insomma. Andiamo innanzitutto però a condividere il nostro disclaimer, qualche secondo, vi potete fare anche una foto, uno screenshot e poi ve lo leggete con calma. Io vado avanti. Ecco qui, partiamo da che cos'è il metaverso, perché ovviamente Metautopia ovviamente opera nel settore del metaverso, insomma. Il metaverso è uno spazio di realtà virtuale in cui gli utenti tramite un proprio avatar possono interagire in un ambiente generato dal computer e con altri utenti. È un ambiente virtuale, interattivo, che ci permette di prendere il controllo della nostra identità digitale. Quindi, se fino ad ora tutto quello che è la nostra identità digitale l'abbiamo messa in mano a delle aziende che poi ovviamente si vanno a vendere i nostri dati, la nostra identità digitale, appunto, oggi, grazie al metaverso, possiamo diventarne gli unici proprietari e sfruttare a nostro vantaggio questi dati, insomma. Quindi la maggior parte delle persone cosa fa? Fa soldi nella vita reale e poi li va a spendere nel mondo virtuale, ok? E invece, se andiamo a capovolgere la ruota, se potessimo quindi fare soldi nella vita virtuale e poi spenderli nella vita reale, ragazzi, questa non è un'utopia, questa è realtà. E grazie al metaverso lo possiamo fare. E quindi andiamo a vedere subito innanzitutto chi ci sta investendo in questo metaverso. Vediamo qui grandi marchi,
Già Facebook è stata la prima grande azienda, ha cambiato il suo nome in Meta, ha assunto 10.000 programmatori solo ed esclusivamente per costruire il proprio metaverso. Poi abbiamo McDonald's, che è una grande catena di fast food nel mondo, la devo spiegare io, la conosciamo tutti, insomma, che vuole offrire ristoranti nel metaverso, quindi ristoranti virtuali, ma le consegne le effettuerà fisicamente a casa, ovviamente, delle persone. McDonald's ha registrato 10 dei suoi marchi all'interno del metaverso. Poi abbiamo marche di moda del calibro di Gucci, Louis Vuitton, Nike e tante altre ancora che hanno sviluppato delle collezioni NFT solo ed esclusivamente virtuali per il metaverso. Ragazzi, veramente si sta creando un'onda gigantesca. Ora, benvenuti in Metautopia, ok? Nel nostro metaverso, dove abbiamo intenzione, abbiamo l'obiettivo di costruire insieme un mondo utopico nel metaverso, un mondo ideale basato sul consenso, dove tutti sono alla pari, le risorse sono condivise, la politica è democratica realmente, il lavoro è comune e la ricchezza è distribuita in maniera efficiente ed equa. Andiamo avanti, andiamo a vedere come si suddivide Metautopia, questo mondo nel metaverso. Si suddivide in diverse città, sono 54 differenti città e la sua capitale Amarot, da cui si ha accesso alle singole città. Insomma, siamo quindi non un solo business, ragazzi, siamo 54 business differenti in un unico mondo, ovvero il mondo Metautopia. Ma andiamo avanti, andiamo a capire dove lo stiamo costruendo il nostro metaverso. Abbiamo deciso di posizionarci su Sandbox, il metaverso numero uno al mondo per capitalizzazione e per utenza. Ha già milioni e milioni di utenti Sandbox. E andiamo a vedere un'altra notizia importantissima. I due CEO di Sandbox per la prima volta hanno ritwittato un tweet di Metautopia, ragazzi, dove si andava a rappresentare un banner pubblicitario digitale all'interno della città di New York City. Fisicamente, ovviamente, c'era il banner. Ed è la prima volta che accade questo. Non è mai successo che i CEO di Sandbox si sono esposti per dei progetti sul metaverso. Andiamo a vedere qui in quest'altra slide, sulla riga superiore c'è Sandbox, le grafiche di Sandbox, e sotto ci sono le grafiche della nostra capitale, ragazzi, Amarot. Quindi già abbiamo realizzato la nostra capitale ed è già giocabile in versione demo per il momento. Successivamente ci saranno anche le 54 città, si inizierà a costruire la prima e così via le altre 53, insomma. Andiamo ora a vedere tramite un filmato la nostra capitale, che è già giocabile, come vi ho detto poc'anzi, in versione demo. Quindi andiamoci a fare questo giro virtuale insieme. Buona visione.
Ok, perfetto. Eccolo qui le città, velocemente Meta Dubai, Singapore, Rodneyverse, anche Luxor, Roma, Paris, Dolitrius, Suisse e così via. Abbiamo veramente realizzato un qualcosa di unico nel mondo metaverso, ma ora andiamo a capire come iniziare la nostra carriera all'interno del metaverso Meta Utopia. Allora, prima di farlo vorrei farvi comprendere il nostro prodotto, ovvero lo staking. E che cos'è per coloro che si approcciano la prima volta a questo settore? Lo staking offre a tutti i detentori di criptovaluta nel mondo un modo per mettere al lavoro i propri asset digitali, le proprie criptovalute ed avere un rendimento passivo senza bisogno di venderli. Ad esempio, quando si mettono in staking 100 token LEND, LEND è il token di governance di Meta Utopia, alla fine del periodo di staking riceverà indietro i 100 token messi in staking più gli interessi maturati dallo staking. Gli interessi saranno rilasciati giornalmente, tutti i santi giorni. Ma andiamo a vedere meglio la tokenomics. Quindi qui ci fa capire questa slide che più del 70% di tutti i token che sono stati generati sono a disposizione della community, sono a disposizione del progetto, quindi sono a disposizione di tutti coloro che parteciperanno attivamente al metaverso Meta Utopia. Qui andiamo a vedere le 54 città, alcune ovviamente più importanti sono già con i propri loghi rappresentate in questa slide e hanno una loro scalabilità, quindi quando sarà terminato il token di governance, sarà distribuito per tutti i token generati, ci saranno nuovi 54 token, un token per ogni città. Quindi, ragazzi, è veramente un progetto a lungo termine, lungo, lungo termine. Qui andiamo a comprendere un po' il valore del token che in questo momento si aggira sui 30 dollari. Si aggira sui 30 dollari perché i token LEND e i dollari di chi ovviamente ha comprato i primi token si trovano in una pool che ovviamente è gestita da uno smart contract, quindi da un'intelligenza artificiale. Questo significa che dietro non ci sono aziende che detengono il token, non ci sono owner proprietari che possono cambiare le regole del gioco, ma tutto ormai è stato scritto, settato, programmato in uno smart contract ed è stata rilasciata la proprietà, quindi nemmeno più chi ha scritto quella intelligenza artificiale, quello smart contract può modificare quello che c'è scritto. Andiamo a vedere qualche esempio. Quindi, come mai il prezzo ora si aggira ai 30 dollari? È semplice fare il calcolo. Il calcolo si fa i dollari USDT, quindi all'interno che ci sono nella pool, che in questo momento sono circa 6 milioni, diviso per il numero di LEND, che in questo momento sono all'incirca 200 mila. Ora, che cosa accade se spingiamo tutti quanti insieme questo metaverso e lo facciamo popolare da quanti più cittadini possibili? Succede che mano a mano che le persone entrano e comprano i LEND dalla pool per metterli nel proprio staking, aumentano i dollari, aumenta la capitalizzazione, ma vanno a diminuire i token perché ovviamente vengono acquistati. Quindi qui se consideriamo il doppio di 6 milioni di dollari all'interno della pool, il prezzo non raddoppia, ragazzi. Qualcuno già stava pensando, beh, il doppio da 30 andiamo a 60. Assolutissimamente no. Il prezzo quadruplica perché comunque i token dimezzano, quindi fa 1 per 4 il prezzo del token e così via. Se raddoppia ancora la capitalizzazione perché tutti insieme spingiamo leader e meno leader, il prezzo aumenta ancora e così via. L'ultimo esempio, se arriviamo a 192 milioni di dollari, quindi sotto i 200 milioni, il valore del token di governance va a 30 mila dollari e più. Quindi, ragazzi, approfittiamone perché questa è la giornata di lancio. Oggi, 25 luglio, è il primo giorno ufficiale del lancio mondiale di questo fantastico progetto. Quindi siamo i primi, ragazzi. Siamo i primi a partire. Ora andiamo a vedere come è suddivisa la costruzione del nostro metaverso. Abbiamo tre fasi.
chiamate una l'era del popolamento e della fase attuale dove stiamo popolando il metaverso, stagione 2 l'era della costruzione dove andremo a costruire le città con i propri edifici, attività commerciali, gli NFT, e poi la stagione 3 che è l'era del futuro e della giocabilità in 3D con il visore. Quindi queste sono le tre stagioni, ragazzi. A breve inizia la stagione 2 dove andremo a costruire le città e possiamo partecipare all'acquisto delle proprietà che ci sono in quelle città. Quindi casomai poter comprare un pezzo di un edificio, Burj Khalifa, che ne so, di Dubai, e poter ricevere ogni giorno delle entrate passive, dettate ovviamente dal volume che genera quell'edificio. Possiamo anche sponsorizzare delle aziende, dei brand, come ha fatto McDonald's, la Nike. Quindi se queste aziende vorranno farsi sponsorizzare, vorranno farsi pubblicizzare all'interno delle nostre città, noi riceveremo anche lì dei guadagni. Ma andiamo a vedere qualcosa di più importante. Come comincia la carriera con il prodotto di punta? L'ultimo prodotto uscito, Single Staking Land. Andiamo a vederlo insieme. Come si inizia? Si inizia da qui. Allora, il minimo per partire nel nostro prodotto Single Staking è con un land. Si può iniziare quindi con una trentina di dollari comprando un land, ma per me il minimo non è un land. Il minimo bisognerebbe partire con 100.000 land per chi ne ha le possibilità. Però la DAO ha deciso di metterlo alla portata di tutti, quindi un land minimo per iniziare. Si può fare un restake, quindi rimettere in staking di profitti a multipli di 0,1 land. Il periodo di staking, quindi tu i land che depositerai all'interno di questo prodotto, resteranno per 365 giorni lì e produrranno ogni santo giorno dei rewards, delle ricompense in nuovi land. Quindi se andiamo a vedere il profitto annuale che faremo, è del 172% lordo e del 72% netto, ragazzi. Quindi le ricompense giornaliere saranno all'incirca dello 0,2% netti al giorno. Andiamo a vedere ora anche sui block, perché questo prodotto non produce solo token land, produce anche NFT block. I block sono come dei mattoncini, con i mattoni noi ci costruiamo le case. Anche nel metaverso, per costruire le città abbiamo bisogno dei mattoncini, e chi ne avrà di più potrà costruire più palazzi, potrà accaparrarsi una percentuale maggiore delle città all'interno del mondo MetaUtopia, e quindi guadagnare di più anche dalla fase 2, dalla fase 3, insomma. Andiamo a vedere qui la tabella, vedete, si parte con un land dove andremo a generare 10 block in un anno e così via, fino all'ultimo esempio, non è il massimo, è solo un esempio, 150 land, 3000 block in un anno, ragazzi. Andiamo ora invece a parlare dei community rewards, quindi un'altra forma di guadagno, ricompense dettate dalla crescita della nostra comunità. Quindi noi possiamo fare passaparola facendo entrare nuovi cittadini all'interno del nostro fantastico mondo MetaUtopia e guadagnare anche una percentuale giornaliera su quello che ricevono i nostri cittadini. Ci sono 13 livelli di guadagno, di ricompensa. Vedete, partiamo da un land dove ci sblocca un primo livello soltanto, fino ad arrivare con 150 land messi in staking personalmente, dove sblocchiamo tutti e 13 i livelli. Ma adesso guardiamo le percentuali per ogni livello. Sul primo livello, ovvero le persone direttamente informate da te, avrai il 10% al giorno, tutti i giorni, su quello che loro ovviamente guadagnano dalle proprie ricompense giornaliere, e così via, l'8% al secondo livello, fino ad arrivare agli ultimi livelli, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, dove prendiamo uno 0,5% al giorno. Ma adesso vi parlo del rewards a vita, quindi possiamo andare
a riscuotere delle ricompense a vita grazie alla carriera, posizionandoci tra le 6 posizioni di carriera previste per il percorso SS Land. Si parte dall'apprendista e, come vedete, basta un land personale, 1000 di squadra dalle gambe deboli, si riceve un ulteriore, un extra, un di più, un 5% al giorno su tutto quello che la nostra squadra riceve come ricompensa tutti i giorni, fino ad arrivare a sindaco, presidente della città, dove, come vedete, le percentuali giornaliere extra sono veramente allucinanti. Parliamo di un 15-16.5% al giorno. Andiamo a vedere un'altra slide importantissima ed ultima su questo prodotto. Ci sono dei premi per i primi 3 che si accaparrano le posizioni di carriera. Siamo partiti ora, quindi non stiamo in ritardo. Anche voi che siete qui stasera per la prima volta potete diventare tra i primi 3 apprendisti, primi 3 partner, primi 3 presidenti, dove ci sono dei regali che vi arriveranno a casa. Parliamo di Apple Watch, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, Apple iPad, MacBook, Rolex Watch, Apple Watch, iPhone, iPad, MacBook per i primi 3 presidenti. Ragazzi, veramente ci sono tantissime opportunità, ok? Quindi ora però parliamo anche dello sviluppo futuro. Quindi questo è quello che già c'è, è quello che già abbiamo, è quello che già possiamo sfruttare tutti insieme, grazie anche all'aiuto dei leader e della formazione gratuita. Ora però andiamo a vedere cosa ci aspetta nel futuro come sviluppo. Ragazzi, arriveranno le nostre carte brandizzate Meta Utopia e sono personalizzabili, quindi possiamo anche mettere il nostro avatar o la nostra città sulla carta Mastercard e Visa. Non solo, un'altra novità che arriverà a breve: Meta Utopia è il ponte tra il mondo reale e il metaverso. Ragazzi, potrai possedere beni nel mondo reale, proprietà come case, appartamenti, supercar, orologi di lusso e molto altro ancora, e ognuno di questi asset, ognuno di questi business sarà suddiviso in NFT e frazionato in base ai proprietari. Quindi anche se non ce la fate ad acquistare un intero appartamento, un intero NFT, possiamo acquistarlo insieme a un gruppo, quindi frazionarlo e prenderci una quota. Quindi immaginate, senza prendere nessun aereo, senza firmare nessuna burocrazia, andare sul posto a Dubai, perché i primi appartamenti saranno quelli di Dubai e poi in tutte le altre città più famose al mondo per quanto riguarda il real estate, poter diventare proprietari o comproprietari di tanti appartamenti in giro per il mondo, seduti comodamente a casa. Quindi l'acquisto lo fai da casa, il guadagno lo ricevi stando a casa in token. Ragazzi, è un'opportunità pazzesca. Io non ci sto dormendo la notte. Quando ci hanno dato queste news, veramente non ho dormito per qualche giorno. E quindi ecco qui alcune foto già tra gli appartamenti presi e da mettere all'interno del metaverso Meta Utopia a disposizione di tutte le persone che ovviamente sono attive. Queste sono alcune foto. Ci sono anche appartamenti di lusso con piscina, palestra. Se lo comprate tutto voi, non frazionandolo, potete anche andarci a vivere, è vostro, potete anche andarci all'interno, lo potete visitare e ovviamente starci all'interno. Qui è la news secondaria, quindi potrai possedere anche la tua supercar dei tuoi sogni. E ragazzi, qui veramente si è fermato l'orologio, non gira più, perché possedere una supercar nel mondo virtuale ed averla anche nella vita reale è qualcosa veramente di inimmaginabile. Casomai poter anche ricevere una rendita come negli appartamenti. Ho dimenticato questa cosa, la dico adesso: chi possiederà un NFT di un appartamento e possiederà quindi un appartamento nella vita reale a Dubai riceverà anche l'affitto, perché molti di questi appartamenti hanno già gli inquilini all'interno che pagano l'affitto. Quindi detenendo quell'NFT riceverete una rendita già dal primo giorno.
anche qui nelle supercar, detenendo un NFT di una supercar, si potrà mettere a noleggio, si potrà guadagnare una rendita mensile. E io ho terminato, ragazzi, ci sono tante cose, tante altre cose che potrei dirvi, ma devo dare spazio agli altri ospiti, quindi interrompo un attimo la condivisione dello schermo e voglio andarvi a presentare il primo e più grande ospite della serata. Parlo di Chris Kay. Chris Kay negli ultimi 10 anni ha lavorato nel settore della tecnologia che gli ha permesso di entrare nel mondo della blockchain nel 2014, pensate, comprando Ethereum a soli $15. Come sostenitore del Movimento per la Libertà ha iniziato a collaborare per la community di Ethereum e non si è mai voltato indietro. Negli ultimi 5 anni ha partecipato a numerosi eventi internazionali nel settore blockchain, criptovalute, GameFi, metaverso, NFT e ha aiutato molte persone a creare, a lanciare i loro progetti. Avendo lavorato su moltissimi progetti DeFi per sé e per i suoi clienti, Chris Kay ha una profonda conoscenza di tutto l'ecosistema blockchain. Attualmente Chris Kay è co-founder di Sea Games Studio a Singapore e di Metaverse CG. Sea Games Studio è una società che fa parte delle aziende di Sandbox. Ragazzi, Sea Games è una Sandbox Metaverse Agency autorizzata. Le Metaverse Agency consentono alle aziende di passare al web 3.0 e di sviluppare all'interno del metaverso. Tra i numerosi giochi sviluppati da Sea Games troviamo Border Town, Tank Dynasty in the Sandbox Metaverse, che fa parte di Alpha Sea 2 e Alpha Sea 3. Sea Games sta attualmente progettando altri play to earn per il metaverso più grande al mondo su Sandbox. Adesso sono lieto però di annunciarvi una mente geniale che crede profondamente nella reale decentralizzazione e che insieme a Sea Games sta costruendo il futuro. Signori e signori, ecco qui con noi il grande Chris Kay. Can you hear me? Yes, hi everyone. Yeah, I can hear you guys perfect. Thank you, Valerio, for introduction. Thank you, Robbie. Good to see you guys again. Good to see you too. Yep. So I'm right here in Miami. I'm with Rodney at this place. A fantastic view. Just wanted to show you guys. Okay, it's good view. Dice che si trova a Miami, nella villa, nell'appartamento di Rod, l'altro leader internazionale del progetto, e ci vuole condividere quella che è la splendida views appunto dalla sua penthouse. So we are going to start with our US Zoom call tonight as well, okay? And then today is my honor. We have a great crowd audience of 800 people. Thank you, everyone. È un piacere essere qua, siamo più di 800 persone collegate, veramente è un onore essere qua con tutti voi. Okay, so today I'm honored to be invited to be in this call. I just want to share a bit about myself, Metaverse, Sea Game and the Sumer Ethiopia. Okay, so myself, I'm from Singapore. I grew up in a place, a very small country in the whole world. Okay, and then we have a small population, 5 million people. It is a place that is very centralized and very controlled because it's very small. So I felt that I have to do something that is what we graduate from the school, go to university, you know, and then that's where I started in blockchain because I believe in decentralization. Sì, dice che lui è originario di Singapore, che è ovviamente nel sud-est asiatico, una città-stato di soli 5 milioni di abitanti, molto centralizzata proprio perché essendo piccola il controllo è quello che poi viene esercitato dai governi, no, specialmente, e questo è stato il suo driver, è stata la sua spinta nel voler creare un progetto legato al mondo della decentralizzazione per fornire, per tramandare quello che è il concetto poi principale di libertà. Okay, so when the whole metaverse industry started to boom last year, okay, I felt that it was a point where we have the chance once again in blockchain to do something that is valuable.
Sì, con quello che è stato il trend, il boom del metaverso, specialmente anche nell'anno passato, ha capito che grazie appunto a questa tecnologia, sfruttando questo trend, saremo stati in grado di cambiare il mondo. And with the sandbox itself, okay, it fits perfectly into the idea of a metaverse because it is decentralized. It allows us to build on the platform, okay, giving us all the chances. And most importantly, it has allowed us the control over everything that we are building in the platform. Ecco, questo è un concetto fondamentale, il motivo per cui è stato scelto Sandbox come piattaforma per sviluppare il nostro metaverso, appunto, è perché Sandbox stessa nasce già come piattaforma decentralizzata e quindi ci permette di essere proprietari non solo del nostro metaverso e di quello che vi sviluppiamo all'interno, ma anche degli NFT, anche degli asset digitali che andiamo a costruire, andiamo a sviluppare, andiamo a possedere, ovviamente, all'interno del Okay, metaverso stesso. so let me give you an idea of what is metaverse. Okay, so we have experience of 2.0 when Facebook came. Facebook was the platform, okay, and then everyone was building on Facebook. You have the users, okay, we have the people who are building the business, okay, like Facebook marketing, and then we ship the whole thing into Instagram. So there's Instagram, and there's Instagram users, and there is also the business that's done on Instagram. Sì, facciamo un passo indietro e parliamo di quello che è il concetto di Web 2.0, quello che conosciamo fino ad ora. Okay? Web 2.0, social network, tutti conoscono Facebook. Facebook è stata la piattaforma numero uno che ha attratto milioni, anzi miliardi di utenti e tutte le aziende hanno poi iniziato a sviluppare su Facebook. Da lì poi è venuto Instagram, quindi c'è stato un passaggio da Facebook, sempre proprietario ovviamente di Instagram, dell'utenza a Instagram e lì ha iniziato a sviluppare, però sempre con un passaggio centralizzato. So right now, what we're doing, myself, my company, and also with Metatopia, is that we are bringing people into the metaverse. It's the same thing, same structure, just that the platform has become the sandbox. Esatto, quindi quello che stiamo facendo adesso con Chris Kay e quindi con Sea Games, soprattutto nello sviluppo del metaverso, è quello di andare a popolarlo come stiamo facendo già, come si faceva già anche nel Web 2.0, solo che la nuova piattaforma è appunto Sandbox ed è decentralizzata. Okay, so everyone can go to the Sandbox website, okay, and this is where you actually find the different companies, okay, that are the projects in the Sandbox as well. Okay, so if you go to the Metaverse Agency, you'll see right here, these are some of the listed agencies of the Sandbox. Ecco, esatto, quindi se andiamo tutti su sandbox.gitbook.io, qui possiamo vedere quali sono le aziende autorizzate direttamente da Sandbox, quindi a sviluppare e a poter sviluppare graficamente all'interno di Sandbox e non solo. Se andiamo nella sezione Metaverse Agencies, troviamo appunto Sea Game Studios, l'azienda di cui è coproprietario Chris Kay. Okay, so example, so Aldente is one of the metaverse agencies. So they are the key brand in Europe. They do for brands such like Carolina, Versace, Boucheron, okay, many projects. Esatto, quindi se andiamo a vedere tra gli esempi che ci sono tra le Metaverse Agencies, troviamo ad esempio Aldente. Aldente è una Metaverse Agencies che si occupa di trasportare quindi il brand europei, tra cui appunto li abbiamo visti Versace, Chanel, Emilio Pucci, Louis Vuitton, all'interno del Web 2.0, all'interno del Metaverso, quindi li guidano verso un passaggio al Web 3.0. So, example like Bitstack, okay, what they do is that they bring companies like Burberry, Sega, Coca-Cola, and also Subway, McDonald's. Ecco, questa è un'altra, per esempio, si chiama Bitstack e quello che fa allo stesso modo si occupa di portare all'interno del metaverso brand del calibro di Subway, Burberry, Sega, eccetera, eccetera. Quindi grandi, grandissimi nomi che vogliono brandizzarsi, che vogliono portare il proprio brand all'interno del metaverso e lo fanno affidandosi all'esperienza di queste aziende, di queste metaverse agencies. Okay, and then also just let me share something. Right here, just share some of the people that is in part of the team for Sea Game. Okay, quindi ora ci condividerà alcune delle persone che fanno parte appunto del
panorama dell'entourage di Xi Game. So this is just a moment. Okay. Sì, ecco, il concetto poi che vogliamo trasmettere in questo settore, in questo movimento, è proprio il passaggio da quello che è centralizzazione, anche non solo da un punto di vista finanziario, ma anche a livello proprio di tecnologia, perché quella è i dati che forniamo, piuttosto che comunque andiamo a fare acquisti, in cambio sembra che non forniamo nulla, in realtà stiamo fornendo dati che al giorno d'oggi vengono utilizzati dalle grandi aziende per fare marketing, per monetizzare poi su di noi. Quindi questo modo ci permette, grazie alla decentralizzazione, di tornare proprietari non solo di quelli che sono i propri asset, ma anche della nostra identità digitale. Quindi noi siamo proprietari e quando ci colleghiamo lo facciamo direttamente dal nostro wallet, e quindi non dobbiamo più condividere nulla. Adesso abbiamo un altro ospite, ho visto c'è probabile un problema tecnico con Chris Kane, nel frattempo mentre aspettiamo che si ricollega, io magari volevo introdurre un'altra persona, un altro personaggio di Spicora. Non so, Vale, tu vuoi fare la presentazione? Sì, sì, me ne occupo io. Allora, il prossimo speaker si chiama Roman e abbiamo il piacere di presentarvi un ospite molto speciale, perché è una leggenda come speaker e presentatore internazionale, è considerato il numero uno nel network marketing in Germania, è stato manager di numerose TV e media, ed ha anche lavorato per la CNA International. È un uomo d'affari, coach, formatore. Per favore, diamo il benvenuto al City Owner di Meta Berlino, Roman dalla Germania. Welcome, Roman. Can you hear me? I'm so happy to be here. Hello, Roman. It's great to see you again. It's always a pleasure. How are you? Wait, I learned something. Sono molto grato e felice di essere con voi oggi. Eh? Thank you very, very much. That's amazing. Great, okay. Italian, really appreciated from the Italian community. It's always a pleasure to have you with us today. Yes, I have to tell you, I'm really a fan of the Italian team. Sono veramente un fan del team italiano, della community italiana. Great leadership, they really support the team. Sono dei grandi leader e una leadership tale che supporta e si estende a tutto il team. And when I was in Rome the other day, when we had the event, I saw the atmosphere and the mindset, awesome. E quando ero a Roma per il primo evento dal vivo di Metautopia, ho percepito questa energia, questo mindset che mi ha avvolto da parte della community italiana. È stato un onore. You have to join this team. It's still the best. Dovete unirvi a questo team, a questa enorme community di Metautopia. But to be serious about this year, I mean, we all have to look where we are, right? Sì, al giorno d'oggi dobbiamo, ovviamente, da un punto di vista anche introspettivo, dobbiamo vedere dove ci troviamo. I don't know how the situation is in Italy from the economic side. Io non so precisamente com'è la situazione italiana da un punto di vista economico. The outlook in Germany is not really good. Sì, il punto di vista, diciamo, e la situazione economica diciamo presente attualmente nel territorio tedesco in Germania non è delle migliori. Look about what happened with the gas prices, for example. Basta per esempio citare il prezzo della benzina, guardate come sono saliti ultimamente. What will happen with the euro? We don't know.
non lo possiamo sapere dove sarà il prossimo aumento di prezzo, in quale materia prima, in quale utilities lo riscontreremo. Massive changes all over the world. Un cambio di massa in tutto l'emisfero mondiale, in tutto il mondo. You should ask yourself, where will you be in 5 years? Quello che dovremmo domandarci tutti è dove sarò da qua a 5 anni? Dove mi troverò? The point is, here with Meta Utopia, somebody has his mic on. Ma, ed è proprio grazie a Meta Utopia che da qua magari a 5 anni avrà rivoluzionato, avrà svoltato la propria vita sfruttando questo trend incredibile che è quello del metaverso. Yeah, I mean, we have to look at our own lives. As I said, the outlook is not very good and we have to find ways to be on a safe side. Dobbiamo cercare di trovare alternative che ci portino a salvaguardare quella che è la nostra vita, la vita anche dei nostri cari, poi della famiglia, delle persone che cui vogliamo bene. With Meta Utopia, we all together have the opportunity and the chance to build something extraordinary. Grazie a Meta Utopia abbiamo tutti un'opportunità di costruire un qualcosa di veramente straordinario. There is no company who has the power to turn off or on some withdrawals, for example. Sì, non ci sono aziende centralizzate, appunto, aziende che hanno il controllo totale di quello che sono i nostri token. Noi siamo i possessori dei nostri token, dei nostri asset. We have the chance to build something together worldwide where we have the control. Abbiamo appunto l'opportunità di costruire un qualcosa di incommensurabile assieme a livello mondiale di cui noi stessi come community abbiamo il controllo pieno. And all this in a world which is very new to most of us. E in tutto questo in un mondo, in un movimento che è molto, completamente anche nuovo per molti di noi. When Chris told me about the first time about Meta Utopia. Quando Chris Kay per la prima volta lo ha introdotto, gli ha parlato di Meta Utopia. I didn't understand a word. Non riuscì a capire il senso, non capivo una parola di quello che era il metaverso, di quello che costituisse questo enorme cambiamento, questa opportunità. I said to myself, what is he talking about? Mi sono chiesto, ma di che cosa sta parlando? But now I understand, this is so big. Everything you can imagine in the real world can have a start now in the virtual world. Adesso ho capito quello che è il pieno potenziale di questa tecnologia, ovvero che tutto quello che possiamo pensare ed immaginare nel mondo reale può essere trasferito ed esteso all'interno del metaverso. It's not only about staking and get some profit or something. Non è solamente limitato a quello che è lo staking e il reward giornaliero, le ricompense giornaliere, c'è molto molto di più. This is much more. È un qualcosa di molto molto di più che va oltre. We can build our own dreams to become reality. Possiamo fare in modo che i nostri sogni diventino realtà. Just imagine you're starting a virtual company in the metaverse. Immaginate ad esempio di poter iniziare una vostra attività, un vostro business all'interno del mondo digitale, all'interno del metaverso. Which you can make reality in the real world. Che può diventare effettivamente una realtà nel mondo reale perché c'è un'interconnessione. And the opposite, you have an existing company in the real world. E allo stesso tempo possiamo avere un'azienda già esistente nel mondo reale. And you use metaverse to make it exploding. E possiamo usare il metaverso per portarla al livello successivo, per darle un palcoscenico, un'esposizione abnorme. For most of us, it is hard to imagine what all this means for us. Per molti di noi è difficile pensare
che cosa possa significare un tale movimento, un tale cambiamento e una tale tecnologia. And even now I have to tell you, I didn't understand everything. Nonostante adesso ci sono dentro, non ho ancora chiaro, poiché è talmente grande l'opportunità, il progetto, non ho ancora chiaro quanto effettivamente grande sia e come posso muovermi da tanto che grande. But one thing I understood. Ma una cosa l'ho pienamente capita. All together with the right mindset, we can build our dream and this can become big. Tutti insieme con il corretto mindset possiamo costruire, possiamo sviluppare i nostri sogni e portarli, elevarli all'ennesima potenza. So that was from my side. I hope it was, you know, just give an impression how the status is in Germany. We are on fire now. Today we had our first webinar also in Germany. Not so many attendees like you. You have more, but I will come there too. Oggi anche loro sono in Germania con la community tedesca, sono super eccitati, sono super carichi per questo evento. Anche loro oggi hanno svolto il primo vero lancio ufficiale nella community tedesca e sono super eccitati, vogliono arrivare presto anche loro a numeri esorbitanti come già noi abbiamo questa sera. Quindi thank you very much, Roman. One last word, please. One last word, Ravi. Okay, I want to say thank you to Chris. I want to say thank you to Bitcoin Rodney. I met him personally in Italy, and to you also, to all the Italian leaders. It was really impressive, and thank you for having me here today. Absolutely. Quindi ringrazio sia Chris Kay che Rodney Barton, che tutta la community italiana per averlo ospitato qua. And we thank you from the Italian community, Roman. It's always a pleasure to have you. It's always a pleasure to see you in person all the time. I had an honor many times to see you and really, really, really hope to have a chance to meet you very soon. Thank you so much. To the US again. To the moon. Thank you so much. Land to the moon as always. Okay, so sorry I dropped off just now. I just want to share the last one statement, you know, before we pass on the stage. Okay, so we are also integrating and upgrading the depth, okay, getting a lot of response, a lot of ideas from the community. So one of the main ones that we had was the integration of the direct purchase of the USDT on the smart contract swap for land into the SSLand. Okay, so uno dei concetti principali appunto che caratterizza quello che è il business appunto costruito intorno alla community che appunto è MetaUtopia è appunto la possibilità di interrogare, no? Di chiedere alla community quali sono i pareri, quali possono essere le migliorie che possono influenzare in maniera positiva il progetto, quindi una miglioria piuttosto che un'altra. Tra queste abbiamo appunto la possibilità che verrà introdotta appunto di acquistare direttamente gli USDT per swappare land, quindi per acquistare all'interno della DApp direttamente i nostri land token. Okay, so we are working on that. Okay, if that's gonna start around in August, I think that would be fantastic for everyone in the business. Okay, so you want me to pass it right to over to Mr. Rodney? Yes. Inizieremo adesso questo la miglioria appunto appena introdotta verrà rilasciata ad agosto e adesso we have yes, we can go through. Faccio io l'introduzione. Abbiamo Bitcoin Rodney, conosciuto come Rodney Barton, uno dei più grandi leader a livello internazionale e influenti sia nel panorama blockchain. Ma Chris Kay ci farà la introduzione magari più dettagliata. Sappiamo Bitcoin Rodney è lì a fianco a Chris. Chris, you can go ahead and have an introduction with Rodney and I will continue translating. Hi, Rodney. It's always a pleasure to have you with us. Glad to see you again. Hey. What's up, dog? How's it going? Everything is good. Everything is amazing. Now that you're here, it's even more energetic, more gorgeous. Most definitely so, man. I want to say I thank you guys for entertaining me and having me out there in Italy. It was a great time of learning. Sì, dice, ci ringrazia appunto per il periodo splendido passato a Roma, in Italia, tutti assieme. Ho avuto modo di conoscere grandi persone e di imparare molto su questo settore, appunto.
You guys are doing a fantastic, outstanding, fabulous job in Italy and Rome. Stiamo facendo un fantastico lavoro come community, soprattutto anche nel panorama italiano e soprattutto per quello che è stato l'evento a Roma nel quale era presente. Yes, me and Chris, we cannot wait to have you guys come over here and train with us personally. Io e Chris non vediamo l'ora di avervi qua con noi a Miami e di svolgere delle training, quindi delle sessioni di training, di formazione assieme a noi. Just know that I myself also am learning as I go. Sì, anche io, nonostante comunque abbia imparato parecchio, sto continuando giornalmente il mio percorso di crescita in questo nuovo trend del metaverso. But I am absolutely positively sure that this is where the world is going, the metaverse, Rodneyverse, Mediatopia. Ma io sono sicuro che questo è la direzione che sta prendendo il mondo del metaverso, la città di Rodneyverse, Meta Utopia. Land to the moon. Land to the moon, sulla luna. Yes, yes, yes. I'm also very excited about bringing my skill set, my experience to you guys and helping you guys become bigger and better within the Mediatopia. Sì, sono molto onorato, sono molto felice anche di poter contribuire con quelli che sono i miei attributi, con quello che è la mia skill, le mie abilità per portare tutta la community internazionale di Mediatopia al prossimo livello. Also understand that we are one of the first network marketing companies or network marketing programs that are inside the metaverse. Siamo una delle prime aziende legate comunque alla distribuzione nel mondo del metaverso, quindi community builder all'interno del metaverso. Non ce ne sono altre, siamo i primi al mondo. One bit of advice I give you. Un piccolo suggerimento che adesso vi darò. That after this Zoom call, che dopo questa call, dopo questa Zoom, that everyone should be posting like crazy about what they've just seen today, what they've just heard today, or pictures of this. Tutti dovranno iniziare a postare come dei forsennati nei social riguardo quello che hanno visto in questa webinar, riguardo a quello che hanno appreso e riguardo a quello che poi andranno ad apprendere nel corso di questo percorso assieme in Mediatopia. Remember this bit of training, and those who post the most make the most. Questo è un detto americano e mi piace appunto condividerlo. Coloro che postano di più sono quelli che poi faranno di più, otterranno risultati maggiori. Hey, as you can see in the background, we have my Metaverse Rolls Royce in the background on the 30th floor. You see that? È quella nel background che vedete dietro, è la Rolls Royce che poi porterà Rodney nel metaverso. Lui l'ha già nel mondo virtuale e la porterà nel metaverso. You have it in the real life, you're gonna put it in the metaverse. Yeah, you want me to take you outside to see? Come on, let's go outside to see. Okay, let's go. Ci porta a far vedere adesso, ce la porta a far vedere. Sì, perché uno dei concetti è proprio questo, il fatto di poter anche digitalizzare quelli che sono asset reali, creare la possibilità di fare una cosa e l'altra in maniera sinergica metaverso e mondo reale. So we're out here in the garage on the 30th floor. Eccolo qua, questa è la sua macchina nel suo garage all'interno della sua villa a Miami, dove ragazzi vi ricordo potremo andare a svolgere delle vere e proprie sessioni di trading. This is the Bitcoin Rodney brand, tutta particolarmente brandizzata. That's great, Rodney. Amazing. This is the color of Bitcoin. Se vedete, anche per trasmettere il messaggio della Bitcoin decentralizzazione. Wow, that's amazing. Are you gonna do it the same as in the metaverse? So is it gonna be the same as in Mediatopia? Are you gonna put it in? Yes, we're gonna scan this car inside of the metaverse. Li faremo uno scan vero e proprio e la porteremo all'interno di Mediatopia. Sapete, Rodney ha la sua città, Rodneyverse, e farà appunto uno dei suoi asset, diciamo, primari sarà quello. Wow, that's amazing.
with the brand, as you can see, the pillow, ci sono, vedete, cuscini brandizzati, Bitcoin Rodney, questo per far capire, ragazzi, che l'opportunità, quando si è saputa cogliere, può portare a risultati straordinari. It's amazing, the stars on the roof, beautiful, very, very, very beautiful. Quindi questa, ragazzi, state vedendo in anteprima la Rolls Royce che verrà poi trasformata sotto forma di NFT all'interno del metaverso di Meta Utopia. That's so exciting, Rodney. Thank you very much for showing us. Yes, we all are going to have our own Rolls Royces. Tutti all'interno di Rodneyverse avranno la loro Rolls Royce, sarà l'emblema della città. All right. Thank you very, very much. Thank you guys. See you next time. See you. See you next time. Grazie mille, ragazzi. Thank you very much for being here with us. E bye, Chris. Thank you so much. Ok, Valerie, lascio la parola a te per gli ultimi saluti. E... Va bene, grazie. Grazie, Roberto. Grazie a Chris Kay e a Rodney Barton. Vorrei aggiungere qualcosa in più su Rodney. Rodney dal 2012 ha reso milionarie oltre 6.000 persone, ragazzi, e continua ad aiutare chiunque abbia l'attitudine giusta per vedere in anticipo le nuove tendenze di mercato. È considerato uno dei più grandi creatori di milionari al mondo e ha una grandissima visione, ragazzi, ha la capacità di anticipare i grandi trend prima di tutti gli altri. Quindi, ragazzi, è veramente un'opportunità unica averlo tra di noi in Meta Utopia, perché andremo tutti a prenderci il mondo insieme a Rodney, insieme a Roman. Quindi fortunati coloro che sono presenti questa sera. Io aggiungerei qualcosa in chiusura, ci tenevo a dire due parole. Volevo essere molto serio in questa fase di chiusura finale e chiedervi, se ci pensate un attimo, 5 anni fa rispetto ad oggi, com'era la nostra vita? Era meglio o peggio di oggi? In realtà oggi, per la situazione economica tradizionale, siamo molto peggio, no? Quindi era meglio 5 anni fa. E come sarà la nostra vita da qui ai prossimi 5 anni senza fare nulla di diverso? Sarà ancora peggio, ragazzi, perché il brutto ancora deve venire. L'inflazione grandissima che hanno creato le banche, i governi stampando tanta moneta, tanti dollari, tanti euro nel periodo Covid, ancora deve dare i suoi frutti. E quindi questa è una grande chance. Questa è la più grande chance della nostra vita, ragazzi. Quindi da questa serata in poi non potremo dire mai più a nessuno che non abbiamo avuto un'opportunità nella vita per cambiare la nostra vita. Questa opportunità ci è stata data stasera con Meta Utopia, perché da qui a 5 anni tutti quelli che sono in Meta Utopia saranno a grandissimi livelli, realizzeranno tutti i propri sogni e i propri obiettivi, mentre guarderanno le altre persone, ovviamente, che non hanno scelto di cavalcare questa grande ondata e di, ovviamente, regredire per la situazione economica. Quindi il mio messaggio: salite su questa astronave, treno, chiamatela come volete, io non lo chiamo né treno né astronave, perché è un mezzo di trasporto che non è mai stato inventato prima d'ora. Quindi salite a bordo e andiamo a conquistare il metaverso tutti insieme. Buona serata, ci vediamo alla prossima.